grazie per essere venuti. Preghiamo i gentili spettatori di spegnere i cellulari. No, vabbè. La rappresentazione teatrale sarà per iniziare e io sono ancora qui con le mani in mano senza aver concluso niente. Allora, i ruoli ci sono, le parti pure, gli attori anche, ma cosa manca? Cosa mi sto dimenticando? Ah, sì, io sono Shakespeare, William Shakespeare, e questa sarà la più grande rappresentazione di tutti i tempi, perché io, nato a Stratford-upon-Avon, nel 1564, già conosciuto come autore di teatro nel 1500 sicuramente, 90, vabbè, sarò ricordato dalle generazioni future e il mio talento non verrà mai dimenticato, perché onestamente le mie opere sono meravigliose come Romeo e Giulia o Hamlet e le altre le ricorderete. Chi è? Entrate! Sì, tutto pronto in teatro. Per cosa? Come per cosa? Non si ricorda? I provini per le rappresentazioni. Provini? Rappresentazioni? Ma cosa state dicendo? Ovviamente quelli per Romeo e Giulia e Hamlet, le sue più grandi opere. Ah, sì, certo! Arrivo! Dai, muoci! Buonasera, signor Shakespeare. Chi siete? Cosa fate qui? Signor Shakespeare, abbiamo preparato alcune scene, però lo stavamo aspettando per la scelta degli attori. Infatti abbiamo tre Hamlet, alcuni Giulietti. Andate avanti. Iniziamo con la prima scena, quando Hamlet incontra il fantasma del padre, morto avvelenato, che chiede vendetta. Perfetto, ma figliori, ricordatevi. Per questa volta potrete utilizzare il copione, ma quando ci sarà la vera rappresentazione sarebbe meglio non utilizzarlo. Listen to me. I will. The hour has almost come when I must return to the torment of the flames of purgatory. Oh no, poor God. Don't hit me, but listen carefully. Speak, I promise to listen. Then you must promise to revenge me too. What? I'm the ghost of your father, doomed for a certain time to walk the earth at night. While during the day I must stay in the purgatory. Oh God. Oh, listen. If you ever loved your dear father. Mother? Your mother is awful, but this one was more naturally horrible. Tell me, Peter, about something rash to take revenge. Oh, Hamlet, I like your words. Now listen carefully. The official line is that the poison snake bit me while I was sleeping. But this is a lie that deceives all Denmark. Oh. The snake that bit me is now wearing the crown. Oh, I knew it, my young. Yes, as I was sleeping, your uncle poured a vile poison into my ear. My brother stole my life, my crown, my queen. Don't let the bed of Danish king be a nest of incest. Morning's coming. Goodbye. Remember me. Thank you.
una rappresentazione teatrale per confermare i suoi sospetti sulla colpevolezza dello zio Claudius. Fa incenare l'opera The Murder of Gonzago, l'assassino di Gonzago, sotto la visione della madre Gertrude e dello zio. Quindi il teatro nel teatro. Buona idea! Aspettate, iniziamo! Stop! Perform the speech just I taught you, musically and smoothly. If you exaggerate the work the way some actors do, I might as well have the tongue clear, speak my lines. Don't use too many gestures, just do a few, gently like this. When you get into one bit of passion on the stage, remember to keep emotion moderate and smooth. I hate it when I hear a blast reactor in a wig, tear a patient to tenders. Just play the ears of the groundlings who, for the most part, can only appreciate loud and punchline shows. So please, avoid doing that. Wait, sir. But don't need to take either. Feed the action to the world and the world to the action. And never overstep the modesty of nature, because the purpose of playing is to represent reality, holding a mirror up to vice versa the spirit of the time. If you handle this badly, it's just making your own people laugh, while some necessary question of the play should be considered. Go and make you ready. Will, sir. Dormivo, lo zio si insinuò e versò una fiala di veleno nelle mie orecchie. Così io fu tutto insieme privato di ogni mio bene, della vita, della corona e della regina. Vi hanno scoperto! Dalle parole di questo giovane si è preso ciò che realmente penso. Il teatro non è finzione, ma la realtà che ci circonda ogni giorno. Per essere attori non bisogna esagerare, non bisogna arrivare a sembrare dei giullari, ma essere se stessi. Il mio teatro racchiude tutto questo, e i giovani qua presenti oggi ce ne hanno dato una dimostrazione. Figuri, se metterete tutto il vostro impegno in queste audizioni, presto ne vedrete i risultati. Guardate me, sarò pure un povero rimbambito oramai, ma alle mie spalle ho un passato ricco di gioia, tristezza, entusiasmo, tutte le emozioni che il teatro offre. Il resto è secondario. Dedicare la propria vita per qualcosa che si ama è la cosa più bella che si possa desiderare, nonostante tutti gli sforzi. Detto questo, sgomberate il palco. Tra 10 minuti tutti qua, mi merito una pausa. Or not to be. That is the question. Whether it is nobler in a mind to suffer
the sling and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and, by opposing, and to die, to sleep, no more, and by asleep to say we end, your take, and a thousand natural shocks that the flesh is heir to. It is a consummation, devoutly to be with. To die, to sleep, perchance to dream, I durst thereof, for in the sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life, for who would bear the whips and scores of time? The oppressor's wrong, the proud man contumely, the punks of despised love, the insolence of office, when he himself might his creatures make with a bad lucky. Who would farthest bear to grunt and sweat on the weary life, but that the dread of something after death puzzles the will and makes us rather bear those ills we have and fly to others to renew the life. But conscious does make cowards of us all, and thus enterprises of great heat and moment, we disregard their currents turn around and lose the name of action. Forgive me, noble Hamlet.
Oh. I die. The rest is silence. Vedo che siete tutti pronti, quindi lo spettacolo può riprendere. Ma cos'è questa confusione? Stiamo per cominciare con Romeo e Juliet. Bene, la mia opera. Sapete tutti di cosa si tratta, naturalmente. Iniziamo. L'azione si svolge nella bella Verona, dove, tra due famiglie di uguale nobiltà, i Montecchi e i Capuletti, tra anticodio nasce una nuova discordia che sporca di sangue le mani dei cittadini. Da questi nemici discendono i due amanti, Romeo e Giulietta, che, nati sotto contraria stella, dopo pietose vicende, con la loro morte annienteranno l'odio di parte. Le tremende lotte del loro amore, già segnato dalla morte, lì la spietata dei genitori, che a fine è soltanto con la morte dei figli. Ecco quello che la nostra scena vi offrirà. Se ascolterete con pazienza, la nostra fatica cercherà di compensare qualche mancanza. Bene. L'incontro tra i due giovani amanti avviene al ballo dei Capuletti. I don't know what to tell you. I am your angel sent, because my name is your enemy. Are you Romeo? No, I'm not. If you dislike them. Tell me,
How did you get me? Just look at me, Kendrick, and I'm invincible. Do you love me? I know you say yes, and I believe you. Oh, Romeo, if you really love me, sleep too. Maybe, I swear. Well, don't swear. Oh, and will you leave me so satisfied? What satisfaction can you have tonight? I pledge my love to you before you ask me to. Just a minute, the nurse! I'll be back. Oh, blessed night. I'm afraid of this just a dream, too sweet to be real. Be worse, dear Romeo. Patience as a lover, are truly honorable, and you won't marry me, send me word to order, very well and well. Madam, just a minute, nurse, I'll be right. But if you don't have honorable intention, I beg you, madam. All right, I'm coming. I beg you to stop trying to me and leave me in my sadness. Tomorrow I'll see you. My soul depends on you. Living here is a thousand times worse than being my baby. What time should I send a messenger to you tomorrow? By 9 o'clock. I won't fail. From now until then, it seems like 20 years. Good night. Sleep well. Now I go and see my priest to ask for his help. Thank you.
Shakespeare, guardi, celebrano gli attori che vorrebbero recitare per lei. Ancora? Poi io gli attori li ho già trovati. La prego, signor Shakespeare, abbiamo aspettato tanto io e i miei colleghi. Ma chi sono questi qui? Io sono Romeo. Io sono Mercuzio. Io sono Tibaldo. Romeo uccide Tibaldo che uccide Mercuzio. Va bene, e tu non andare via, trovateli un altro e proverai la scena finale. Mentre a voi due, a voi tre, prego, mettete in scena ciò che avete trovato. Follow me, I'll talk to them. Good afternoon, gentlemen. I would like to have a word with one of you. You want to meet up? Give me a golden blow. You'll find me ready enough to do that, sir, if you give me a reason. Can you find a reason without giving me one? Well, may I leave this with you. Here comes the man I'm looking for. Oh, Romeo, there is only one thing I can call you. You're a villain. Tybalt, I have a reason. There is no reason. I am not a villain. So goodbye. You don't know why, then. Boy, your word can excuse me the harm you have done to me. So turn and drown this word. I've never done harm. I love you more than you understand, and you know the reason why I love you. Good, talk to yours is a name I love like my own name. This cat's submission is honorable and divine. Tyban, will you fight me? What do you want from me? Get me out of your way. I push up. I thank you. Stop this fight! Stop, Tyban! Stop, I push up! Tyban, let's get away! This gentleman, Mercutio, my dear friend, was killed while defending me from Tybalt's slander. Oh, Juliet, your beauty has softened my bravery. Romeo, Romeo, brave, Mercutio is dead. Oh, no. Wretched boy, young got with him here, and you are going to go to even with him. This fight will decide who dies! Romeo, Tybalt! Romeo, get out of here! Tybalt is dead! Oh no, I am with him! Montecchio è stato accusato di omicidio per aver assassinato Tibaldo, della famiglia dei Capuletti, e per questo è stato costretto all'esilio. Ed ora cosa succede? Ma come cosa succede? Lo sanno tutti. Juliet si finge morta per poter fuggire con Romeo, ma purtroppo l'apparenza inganna. Aria Juliet, what is still so beautiful? Should I believe that he's in love with you? A doubtful monster keeps fear to be mistress. For fear of death, I will stay with you and will never leave this home. Here I will remain that had your chambermaids. I will hear eyes look out for the last time, arms for the last embrace of the lips. You are the doors of breath. Sir with a regards, kiss the del I have with. Come bitter poison, you desperate build, let's crash this ship in the rocks.
giù a potere. This wax is very pretty. So, that is. I like. The stage. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti. Ed i suoi atti sono sette età. Prima, l'infante che miagola e vomita in braccio alla nutrice. Lo scolaro poi, piagnucoloso. La sua brava cartella, la faccia rilucente nel mattino, che assai malvolentieri striscia verso la scuola a passo di lumaca. E poi l'innamorato, che ti sospira come una fornace, e in tasca una ballata tutta lacrime sopra le ciglia della sua adorata. Poi, un soldato, armato dei moccoli più strambi, un leopardo baffuto, geloso dell'onore. Lesto di mano, pronto a veder rosso, che va a cercare la bubbola della reputazione persino sulla bocca d'un ovice. E poi il giudice, con un bel ventre tondo, farcito di caponi, occhio severo, barba ritagliata a regola d'arte, gonfio di sentenze e di luoghi comuni, e in questo modo recita la sua parte. L'età sesta, immuta l'uomo, in magro pantalone in ciabatte, le lenti al naso, la borsa sul fianco e quelle braghe usate da ragazzo, ben tenute ma ormai spaziose come il mondo per i suoi stinchi rattrapiti, e il suo boccione da maschiaccio che ridiventa un falsetto infantile, un suono fesso e fischiante. L'ultima scena, infine, a racchiudere questa storia strana e ricca di eventi è la seconda infanzia, il mero oblio, senza occhi, senza denti o gusto, senza niente. Non saremmo riusciti a portare a termine il nostro lavoro se soltanto due giorni fa non ci si fosse stata data la possibilità di usufruire di questa sala. Perciò, all'accoglienza dell'Istituto Comprensivo Nivola e in particolare alla disponibilità immediata, inaspettata e disinteressata della signora Marinella Mameli, il nostro più sentito... Grazie!
al nostro dirigente scolastico Ubaldo Scanu, che ha voluto valorizzare il nostro lavoro, al nostro DSGA Antonio Campedel per il suo soccorso nel momento del bisogno, agli insegnanti del nostro istituto che hanno sostenuto il progetto e a tutto il personale della scuola per il sostegno durante le prove. E in particolare al signor Francesco per la sua disponibilità in questi ultimi giorni. Grazie. Al nostro piccolo grande attore Fabrizio Contini. E anche al nostro piccolo Matteo Facinotti. A tutti i genitori e i familiari dei ragazzi che in varia misura ci hanno dato il loro aiuto. Ci hanno prestato le sedie, ci hanno prestato i bicchieri, ci hanno prestato tantissime cose. In particolare a Marta, che ci ha permesso di offrirvi qualche dolcetto. Grazie. Alle nostre sarte speciali, bravissime. Cinzia e Sabrina. Bravissime. Al nostro tecnico di laboratorio, signora Carla, che ci ha prestato il nostro immancabile teschio. A tutti voi del pubblico, grazie. Grazie. Bravi. Bravi. And last but not least, alla mia piccola compagnia di attori, la quarta C del liceo scientifico Giorgio Sproni Chiesa, Giovanni Ferri, Laura Campulla, Francesca Donnele, Laura Brown, Giulia Podda, Marta Facinotti, Simone Murgia, non scarsa anche se non è quarta sera, Matteo Schirru, Francesca Gagliazzo, Giuseppe Damele, Matteo Licari, Mattia Bianco, Veloce Blu, Jessica Leo, al nostro pianista Nicola e attore Nicola Guidotti, ai nostri attori chitarristi Francesca Guidotti, Alberto Bruy, e non ci dimentichiamo di Sofia Fini. E un grazie speciale alla professoressa Floris. Altre due persone senza le quali tutto questo non sarebbe stato davvero possibile sono Sabrina e Cinzia Piras, che vogliamo invitare sul palco. Bravi!